Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo primo episodio di Pokémon Light Platinum Randomizer Nuzlocke. Sì signori, Pokémon Light Platinum ha vinto il sondaggio battendo per 5 punti Pokémon Uranium e quindi diventerà il let's play secondario, perché il primario è la Crazylock, del canale. Tra l'altro non so se avete sentito la notizia che a quanto pare Nintendo ha segnalato Pokémon Uranium per copyright, e qua ci terrei a mandare un bel vaffanculo a Nintendo e Game Freak, che non capiscono un cazzo di nulla. Ma comunque direi che possiamo iniziare subito, non ci perdiamo in chiacchiere, iniziamo questa avventura che spero ci accompagnerà per molto. Perché dico spero? Perché mi avete tutti detto che sono un pazzo. Mi avete tutti detto che è un gioco difficilissimo e che farlo Nuzlocke è come tagliarsi le vene da soli. Ma comunque spero di farcela, di uscirne in qualche modo. E niente, classica intro della professoressa Jasmine in questo caso. Questo è un tipo di Pokémon e ci esce il serpente. Professoressa Jasmine con le sorpresine, attenzione. Noi umani e Pokémon viviamo in armonia, alcuni sono compagni di battaglia e altri sono amici. Nessuno pensa e agisce nello stesso modo, ma gli studi hanno dimostrato che i Pokémon e gli umani possono condividere un potente legame. Ok, perfetto. Allora, se non ricordo male dovrei aver giocato all'incirca i primi 20 minuti di questa Chrome, ma poi dopo buio più totale, non me la ricordo più. E quindi mi ricordo, la prima parte me la ricordo tutta, penso più o meno. Infatti adesso in teoria, ecco infatti, dovrebbe esserci questa scena particolare. Particolare perché credo che c'entri qualcosa col gioco. E niente. Ah, tra l'altro, aspettate, finiamo di vedere questa scena e poi ci penserò. Dov'è questo posto? Sembra un sogno. O un qualche tipo di mondo. Un mondo incasinato, insomma. Ed ecco lì che vedete quelle gambine spawnazze lì di alga. Ed eccoli qua, i quattro leggendari di Sinnoh. Sì, non mi abbasserò ad imitare i loro versi perché sarebbe un problema. Comunque, ah ok, perfetto, devo velocizzare se no non ce la facciamo più. Ecco, qua c'è un'orgia incredibile, signori miei. Io adesso prendo il cellulare e filmo questo qua, se lo metto su YouPorn faccio più visual che su YouTube, sicuro. Ole! Bene, questa scena qua che non ho mai capito a cosa serve, perché effettivamente non ho mai giocato il gioco. Oddio, attacchi epilettici. E in teoria adesso dovrei risvegliarmi nel mio letto. Qua Arceus è arrabbiatissimo, raga, giustamente. Adesso farà l'apocalisse, sicuro. Ah no, e scompare, perfetto. Questo è molto strano. Deve essere un incubo. Beh, oddio, sai com'è? Sognare dei leggendari non è esattamente un incubo, ma vedila come vuoi. Comunque, mi sono dimenticato di mostrare questa fan art. Questa fan art che, tra l'altro, era da un po' che avrei dovuto mostrare. E niente, ringrazio chi l'ha fatta, rappresenta me che gioco al PC con attorno tutto quello che rappresenta un po' il canale, tra i quali Madfather. Tra l'altro Madfather spero di riregistrare, perché sì, devo rifarmi tutto il gioco prima di fare gli altri finali, perché come giustamente mi avete fatto notare sul gruppo Telegram, passate al gruppo Telegram, non ho fatto i save, i salvataggi in altri slot, quindi adesso sono fottuto. Ma comunque direi di avviarci a già che sale nostra madre. Ciao Creepy, sono contenta che tu ti sia svegliato. Ti stavo aspettando per darti il messaggio della professoressa Jasmine. Sta chiedendo se vai a... Ah giusto, è vero, dobbiamo andare a Central City. A Central City ci sarà una cosa molto particolare. Ah giusto, prima l'ora. Sono le 6:40 del pomeriggio. Quindi deduco tipo qua 41, quindi sì, ci sta. Olè, allora direi di andare velocemente a Central City. E signori miei, mamma mia gli starter, sono pronto. Se non avete mai visto Pokémon Light Platinum, la cosa che colpisce per prima è sicuramente la grafica, che sembra assolutamente quella di un Nintendo DS. Infatti è qualcosa di spettacolare. Guardate quello Starly là in alto, cioè veramente un gioco, una Chrome stupenda. Ah, e ovviamente è completa. E niente, ma guardate che belli gli alberi. Ed ecco qui che arriva Kaori, forse si chiama. Ciao amico, questa è la casa di Creepy? Sì, sono io. Bene, la professoressa Jasmine mi ha chiesto di venire a prenderti perché ha bisogno urgentemente del tuo aiuto. Ok, sì, Kaori, esattamente, che dovrebbe essere il campione, esattamente, il campione della... Madonna, raga, che memoria sto Creepy Stories, che memoria. Per fortuna che poi dopo, probabilmente metà del secondo episodio, non ricorderò una mazza. Intanto con un Salamence, proprio i Pokémon scarsi, mi dicono.
No, è fake. Io sono uscito dal centro Pokémon e poi è passato il coso. È fake, decisamente. Vabbè, dettagli. Tra l'altro, che bello l'operaio col caschetto giallo. Ci sta un botto. E sì, in questa Chrom c'è anche lui. Esatto. Ho chiesto aiuto a Dash Ketchum e Kaori per questo studio perché è molto pericoloso. Se qualcosa va storto, chiunque su questo pianeta potrebbe finire in pericolo. Chi avrebbe mai immaginato che il pianeta potesse andare a puttane grazie a una stele schifosa? Ciao, sono il campione del mondo, giustamente, perché campione della Lega non è abbastanza per noi. Non ci accontentiamo mai. Nel linguaggio di Alpha, probabilmente era già una premonizione dei remake. E praticamente noi dobbiamo tradurlo perché evidentemente siamo dei fenomeni in queste cose. Wow, queste iscrizioni parlano della creazione dell'universo. È stato fatto da Arceus che ha creato tutti gli altri Pokémon con tutto il resto dell'esistenza. Ma sembra che la bilancia del suo potere si sia gradualmente rotta e il mondo dovrà oltrepassare alcune difficoltà e pericoli per l'umanità. Perfetto. Mamma mia, che traduttore. Cioè, non solo, pensate voi. Cioè, sto traducendo una traduzione. Cioè, adesso vo voglio. E mi piace solo per questo. Ok, Empoleon usa idropompa e distrugge questo coso. Ah, ok, perfetto. Ah, giusto, è vero che dovevano distruggere la stele. Ah, tra l'altro non so se l'avete notato, il tipo poco antisgamo dietro il palo, E poi fa pioggia danza e praticamente, cioè, in 3 secondi il lago ritorna con l'acqua. In teoria dovrebbe esserci un'inondazione nella città, ma noi facciamo silenzio e acconsentiamo. Ok, se ne va anche Ash Ketchum e ora, se non sbaglio. Esatto, il tipo lì del team Steam dovrebbe, esatto, mandare un pochina e tentare di stuprare la professoressa. Gli start Chandelure. Ok. Chandelure. Oh Gesù Cristo, Warpol, ti prego. Allora, premetto che Chandelure non mi fa impazzire. Però se non prendo lui perdo la Nuzlocke. Quindi Chandelure a me. Ok, perfetto, non è randomizzato. Pensavo lo fosse in Ember, vai giù. Olè, perfetto, ottimo lavoro Chandelure. Bene, adesso con la musichetta felice, con la recluta lì. Bene, professoressa, questa volta sei stata fortunata. Ma la prossima volta ti rapirò. Minchia, la cattiveria, raga, chiamate il chi l'ha visto per piacere. Ok, perfetto. E adesso in teoria dovrei dare il soprannome al mio Pokémon, giusto? Sì, esattamente. Vuoi dargli un soprannome? Oddio, sì, perché è una Nuzlocke. Chandelure femmina. Sia, la chiamiamo Sia perché c'è la famosa canzone di Sia appunto che fa I gonna swim from the chandelier, una roba del genere. Chandelier vuol dire appunto candelabro, quindi ci sta. Grazie professore, sono qua per aiutarti, va bene. Raga, non mi soffermerò troppo sui dialoghi, soprattutto quelli all'inizio, perché sono sempre gli stessi. Vai a vincere le tue medaglie e non cagare Ugaz. Ora, io mi ricordo benissimo, ma benissimo, che la professoressa mi dà le Pokéball se le riparlo. Però c'è un problema. In questo luogo qua, in questa città qua, non c'è un posto per curarmi. Questo vuol dire che se io facessi una cattura sul percorso 401 e dovessi perdere della vita con i miei Pokémon, dovrei affrontare sto stronzo senza i Pokémon curati. Quindi io mi faccio astuto. Siccome la challenge non parte prima di ottenere le Pokéball, io non le prendo, sfido gli allenatori e poi le prendo. Guardate che fenomeno. Ursaring. Iniziamo bene, eh. Leccata, aia. Se mi paralizzi sei stronzo. Ok, il primo è andato, perfetto. Livello 6 per Sia. Livello 7 per Sia, attenzione. Fire Spin. No, direi di no. Già Ember, cosa me ne faccio di Fire Spin? Quasi 8. Ok, perfetto. Spearow dovrebbe salutarci velocemente. Ruggisci, Mistafava. Smogon, stavo dicendo. Penso a te se uno può essere messo male. Oh, questo qua è un problema, però, mi sa. Non fallire. Ok, perfetto. L'abbiamo avvelenato. Io sto avendo una paura, ma sto pa paura. Pa tanta paura. Questo qua mi fa un attacco Michotta. Buttalo giù. Ok, perfetto. A parte che la challenge, ripeto, non parte prima dell'ottenimento delle Pokéball. Quindi tecnicamente io, se perdo, posso rifare tranquillamente tutto. Ok, perfetto. Central City è di qua, ci avrei giurato. Pozione, vediamo un po' che Pokémon si trovano. Minchia, questo ci starebbe un sacco, raga. Questo sarebbe stupendo. Confuserei subito e toglierei Astonish perché tanto non lo uso. Ok, direi di aspettare a fare la cattura. La facciamo alla fine di questo episodio. Minchia, certo che avete dei Pokémon mica male qua. Livello 11, Duskull. Adesso che ho tolto Astonish, ovvio.
Ma basta, oh! Ma raga, questi sono... Ha fatto malissimo! Ah, mamma mia, ha fatto malissimo, raga! Lo ci ho dato! Raga, Chandelure è fortissimo! Minchia, sto qua come faccio a buttarlo giù adesso? Confuse Ray. Ok, calma. Madonna, raga, che attacco speciale che ha sto co... Raga, è fortissimo. Sia, è fortissima. Nightshade, ottimo. Più che altro minimizzato potrebbe tornarmi utile. Però smog pure. No, tolgo minimizzato, raga. Tanto in una Nuzlocke non penso di avere il tempo materiale di utilizzare quella mossa. Ok, livello 13, perfetto. Ditemi che il centro Pokémon è... aspetta. Con un Pokémon avvelenato devi utilizzare un antidoto, giustamente. Vediamo che altri Pokémon si trovano. Shuppet non mi convince tantissimo. Così almeno ci facciamo un'idea su chi potrei incontrare. Per ora non mi è dispiaciuto quello Scizor. No, cazzo, ma dai, speravo fosse una pozione. Mi sa che non posso raccogliere le bacche perché non ho il raccoglibacche o come si chiama. Anche Gibor, raga, non sarebbe malaccio. Ok, affrontiamo quest'altro pigliamosca con un Sableye. Siamo a 11 minuti, sapete che io i primi episodi delle serie tendo a farli più corti. Ahia, ha fatto male questo. Tendo a farli più corti perché vorrei più che altro vedere un po' come, qual è il vostro supporto. Porca troia! Ok, vai giù, vai giù. Mi stavo preoccupando tantissimo. Cricketot, ok, a ca... Perché devi fallire così? E tra l'altro siamo già a livello 15 alla prima parte. Ma dove le vedete ste cose voi? Allora, anche Pu... Minchia, raga, ci sono dei bei Pokémon qua. Pozione, perfetto. Ok, allora, in teoria non dovrebbero romperci le balle, quindi io posso andare al centro Pokémon. Mi curo, torno indietro, prendo le Pokéball, faccio la cattura e stoppo. Così poi nel prossimo episodio possiamo fare quella roba, perché se non sbaglio adesso dovrei trovare il professor Oak. Ora non vorrei sparare una cagata. Dialga, l'ho appena visto lì che stuprava Arceus. Meno male che non era partita la Nuzlocke. Me l'ha proprio messo nel culo potente. Cara grazia che non era partita la Nuzlocke, raga. Veramente. Oddio. Ma proprio aperto. Raga, se trovo selvatico lui ve lo dico, non lo catturo, balza, perché, cioè, sinceramente, Dragon Rage. Ok, perfetto, mi ricordavo bene, otteniamo 5 Pokéball adesso, raga. Si prova, la si tenta. Tra l'altro ditemi una cosa, come vi sembra la sidebar? Perché ho provato a farla un po' diversa dal solito. Ah, tra l'altro ha uno strumento sto coso. Mumumilk, ma dimmelo prima che... Attenzione. Non lo mando giù. Uff. E ho pure il soprannome perfetto per lui, raga. Ho pure il soprannome perfetto. Uno. Due. Però sarà difficile prenderlo. Sarà davvero difficile prenderlo. Uno. Tosta. Allora, dai però. Uno. Effettivamente non ho pensato che è un Flygon. E non lo prenderò. E non è la Crazy Lock dove catturi i leggendari a caso. Uno. Due. Tre. Oddio, l'ultima, sì! Oddio, sì! E il suo soprannome ce l'ho, ed è Set, dio del deserto egizio. Set. Perfetto. Mamma mia, raga. Ok, direi di avviarci a nord. E da adesso la challenge, signori, è ufficialmente partita. Io non mi fido mai. Ok, siamo tornati qui e io direi che possiamo stoppare questo primo episodio di Pokémon Light Platinum sull'orlo dei 15 minuti. Io spero che vi sia piaciuto, se è così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Proviamo ragazzi per questo nuovo inizio a raggiungere i 100 mi piace, voglio vedere se ci riuscite. Non tanto per chissà quale motivo, giusto per vedere se il sondaggio, se quelle 83 persone che hanno votato Light Platinum... possono anche lasciare il mi piace, così vediamo se veramente la volete. Io comunque la porterò in ogni caso, sia chiaro. E niente, rispondete alla domanda del giorno che trovate qua sotto nella sidebar e passate ai social che invece saranno in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.